Think Festival ha dato ispirazione al comune di Figline Incisa per creare un laboratorio permanente che istruisca e faccia conoscere il mondo del digitale tutto l'anno. È così che è nato il Think Lab, 14 incontri spalmati nei mesi fino a marzo, che daranno la possibilità a grandi e piccoli, ma anche alle imprese, di conoscere meglio le infinite sfumature di un mondo con il quale avremo sempre più a che fare. Videomaking, robotica, modellazione 3D, uso di app sono solo alcuni degli argomenti che verranno toccati. Per poter parlare di digitale a tutta la popolazione, a tutte le varie categorie, quindi si va dai più piccoli fino agli anziani, alle imprese, alla pubblica amministrazione, perché il digitale, tutte le sue opportunità hanno bisogno di popolarità, di essere popolari, di essere conosciute nelle loro opportunità e nei loro rischi. Non solo quando c'è Think, il festival di cultura digitale che organizza l'amministrazione, ma anche nei mesi successivi. Quindi arriveremo fino a marzo-aprile con tanti laboratori appunto dedicati a varie fasce della popolazione. Un programma che darà la possibilità di incontrare personaggi e visitare luoghi nei quali si lavora con la tecnologia costantemente. Ci sarà anche l'appuntamento con il giornalista e filmmaker Marco Maisano, già conduttore di Piacere Maisano, ma anche del programma Le Iene, e che attualmente collabora con Radio DJ. L'obiettivo è appunto quello, con la presentazione di questo Think Lab, di investire in maniera organica e continua su tutto l'anno su quello che è l'alfabetizzazione digitale e quindi l'avvicinamento delle persone sulle varie fasce d'età alla cultura digitale, a quelli sono i temi che chiaramente la riguardano, con incontri specifici e laboratoriali divisi su fasce d'età, per andare appunto a dare offerte mirate e targettizzate su quelle che chiediamo possono essere le necessità e le curiosità dei nostri bambini, dei nostri ragazzi, dei nostri adulti e delle imprese che operano sul territorio, in coerenza con quello che abbiamo fatto nei 3 giorni di Think Festival che si è concluso il fine settimana scorso, andando quindi a fare un passo importante, noi crediamo, in quella che è l'alfabetizzazione digitale di base. Il programma con tutti gli appuntamenti lo si può trovare su thinkfestival.it.